Buonasera, benvenuti, diamo inizio a questa sessione sull'intelligenza artificiale. Tra l'altro mi fa piacere contestualizzare il perché siamo qua, qual è il fil rouge e il percorso, il progetto che ci guida. Circa un mese fa abbiamo fatto in questa stessa sala un evento simile ed era sulle Quantum Technologies. Grazie. Il professor Domenico Costantino De Angelis, che ho visto prima, è stato uno dei relatori. Quindi c'era l'Università Statale, c'era la Cattolica, c'era il CNR e anche personaggi dall'estero che hanno portato un contributo sulle Quantum Technologies. Oggi siamo qui a parlare dell'intelligenza artificiale. Come è nato tutto questo? Tutto questo è nato perché nell'ambito di un progetto importante, ambizioso, grande, che abbiamo lanciato, che Brescia ha lanciato nel 2023, addirittura 2022, la cittadella dell'innovazione sostenibile. È quello che era un sogno che sta diventando realtà. È un pensiero nostro, quello di realizzare qua su Brescia un distretto dell'innovazione che riunisce laboratori STEM, ma anche adatte idee, di cultura, di arte, di visione umanistica, appartamenti, stanze, alloggi per giovani, pub, teatro, bar, ristoranti. Aperto H24, città nella città, per creare una cultura nuova. Abbiamo lanciato a luglio del 23 12 tavoli tematici proprio per sviluppare, diciamo, fare una specie di fotografia dello stato dell'arte, esiste come si dice, e anche un piano di miglioramento in 2D. Uno di questi 12 tavoli, quello sulla Smart Factory, quindi il manufacturing del futuro, l'avevamo chiamato a coordinarlo personaggio competente di alto profilo, Enrico Pisino, che è l'amministratore delegato del Competence Center CIM 4.0 di Torino. E poi questo che tra l'altro circa un mesetto fa mi ha chiamato dicendo: guarda Riccardo, c'è una primizia, una chicca da poter condividere. Se interessa, abbiamo fatto fare una relazione sull'intelligenza artificiale nelle applicazioni a livello internazionale. Brescia può essere la prima ad avere un vero messaggio su questa appunto attività e relazione fatta. E da lì quindi convocate questo fare, questo organizzare questo evento in modo tale da condividere questa prima, diciamo, questa primizia. E come quindi mi fa piacere dire che quindi è il frutto di un pensiero, quindi frutto della cittadella, frutto di questa che di fatto io dico, anche se non c'è ancora un'altra location fisica che stavamo cercando, però di fatto il CSMT è la cittadella che Brescia oggi ha, e di fatto la cittadella anche oggi dimostra che è già partita in questa logica, nella logica quindi di aggregare competenze locali e non locali. E quindi tra l'altro ringraziamo anche appunto l'amico Enrico Pisino, che è venuto qui con i suoi colleghi da Torino e che poi stasera so che parti per andare a Parigi a presentare all'Ocse, quindi l'attività che state facendo. Quindi voglio dire, tutto questo è aggregante, tutto questo infatti anche voi, vedo volti anche noti, che ringrazio di essere qui presenti, proprio perché è dalla condivisione e dalla partecipazione che prende vita una parola che è semplicemente, come dicevo, la cittadella dell'innovazione o un distretto dell'innovazione. Quindi vuol dire incominciare di fatto a farlo, e di fatto vuol dire disegnarci un mondo nuovo, che si articola, poi si è detto, la Twin Transition, che è chiaramente un gemellaggio anche questo di blu e di verde, di digitale e di sostenibile, di green. È un'evoluzione, trasmette anche nella sua stessa accezione il concetto di evoluzione, evolve dalla un po' squallida industria 4.0, molto tecnocratica, già evolvere verso il concetto di industria 5.0, addirittura transition 5.0, recuperando almeno in parte un concetto di sostenibilità, perché recupera con la transizione 5.0 viene recuperata l'efficienza energetica, e quindi anche questo incomincia quindi a dare una caratteristica un pochettino più ampia al concetto
della trasformazione di una rivoluzione industriale, che quindi ha in sé il concetto che la tecnologia non è un fine, ovviamente, ma è un mezzo importantissimo che va dominato, il cui fine è la sostenibilità, il cui fine, asservendola, è migliorarci la vita. Quindi nel termine 5.0, nel termine twin transition, mi fa piacere sottolineare questa accezione, quindi un passaggio verso il vero significato della tecnologia. Detta da ingegnere, voglio dire, sappiamo quindi che dobbiamo trovare soluzioni importantissime, certo, che vanno dominate, ma il fine è sempre un fine più alto, che poi mi fa piacere arrivare a parlare di society 5.0, quindi riuscire a utilizzare la tecnologia al nostro servizio di cittadini. E l'intelligenza artificiale, sarà san dire, è ormai uno strumento ineludibile, come lo era fino a ieri l'altro la tecnologia digitale, semplicemente IoT. Diciamo, oggi l'IoT, arricchito dalla potenzialità enorme dell'intelligenza artificiale generativa, non che sia, e fa esplodere il potenziale di tutto questo. Solo che, lo vedremo anche meglio dopo in tutte le relazioni che diciamo nella relazione e degli interventi che seguiranno, se ne parla molto, però di fatto l'applicazione è ancora molto stentata e anche in termini di consapevolezza c'è ancora tanta strada da fare. Però l'importante è intanto condividerne l'opportunità, la straordinaria, per certi versi, dicevo, la ineludibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale, di saperla fare, e magari anche andando a visitare, vedendo altri casi di successo, come ad esempio dobbiamo fare andando a vedere, io cito spesso UHIP, Riccardo Sisini, che ringrazio della presenza, proprio perché è una delle realtà, o Fanenco Crema, che secondo me è molto avanti, ormai da tempo su certe applicazioni, e tante altre, infatti, anche nel territorio si stanno muovendo in quella direzione, quindi non le cito, però mi fa piacere dire questo. Allora, detto questo, io invito l'amico Michele Maltese, che, come dicevo, la Cittadella, quello che ha favorito tutto questo, l'abbiamo fatta CSMT e Index Hub insieme a Braccetto. I gemelli, per non parlare di twin, continuando a parlare di twin, ma siamo stati chiamati gemelli proprio della Cittadella, Riccardo Trichilo e Giancarlo Durati, presidente di Inexab, che doveva intervenire oggi, ha avuto un contrattempo e quindi ha gentilmente invitato il consigliere di Inexab, Michele Maltesi, che è consigliere anche di Confapi, di poter dare appunto il contributo e la voce a Inexab. Michele, grazie. Allora, io qui rappresento oggi Inexab, tra l'altro ho partecipato io anche a un tavolo di lavoro per la Cittadella, non so se Giancarlo l'ha accennato, ma alla Cittadella hanno partecipato per la definizione del progetto 250 professioni universitarie di tutte le aree, su 12 tavoli di lavoro. Io ero presente in tavolo 12, che si occupa di startup e innovazione. Startup e innovazione perché io mi occupo di startup e innovazione, ero nel tavolo giusto. Qui rappresento Inexab, cielo su Inexab. Inexab è l'associazione che raccoglie le associazioni datoriali. Quindi all'interno di Inexab ci sono tutte le associazioni datoriali di Brescia. Quindi la Confindustria, che è fondatore, socio fondatore, Confapi, piccole e medie imprese, di cui io sono consigliere, Confartigianato, tutte. E lo scopo di Inexab è quello di sviluppare innovazione, informazione, formare, creare il bisogno. Ma come ho detto, all'interno ci sono le associazioni, quindi non ci sono le imprese. Le imprese però sono all'interno delle associazioni, quindi tutte le imprese di tutte le categorie.
Quando si parla di innovazione, quindi si parla di, si è parlato prima di Industria 4.0, che però a quanto pare è stata finanziata più a progetti fiscali e non di vera innovazione. Tra l'altro, come Confapi, abbiamo iniziato a parlare dell'intelligenza artificiale l'anno scorso, abbiamo fatto un evento a settembre e per quell'evento abbiamo fatto uno studio sulle aziende di Brescia, per cui mi sono appuntato due numeri che sono relativi alle risposte che hanno dato le imprese bresciane relativamente all'adozione o alla conoscenza dell'intelligenza artificiale. E come diceva Riccardo, è uno strumento per l'innovazione, non è l'innovazione, è lo strumento a oggi, riteniamo indispensabile per innovare. Però a settembre dell'anno scorso il 70% delle imprese bresciane non aveva consapevolezza delle potenziali applicazioni dell'intelligenza artificiale, il 70% delle aziende. Se consideriamo che tra piccoli artigiani e grosse aziende ci sono 120.000 imprese a Brescia, stiamo parlando di numeri che sono assurdi, pazzeschi. Il 44% non è interessato, non è interessato. Questo è un numero ancora più assurdo. Quindi capisco che ci sia l'ignoranza di non conoscere cos'è e a cosa può servire. E però il 44% dice non mi interessa, magari non sa neanche di cosa stiamo parlando. Nello stesso periodo è stato, che tra l'altro poi è stato pubblicato in realtà sì, a settembre, Ambrosetti House con Microsoft, di cui con Fabio ha fatto adesso un accordo, ha presentato anche lui, anche loro hanno presentato un rapporto, questo ovviamente nazionale, non vado a spoilerare dati che poi presenteremo, ma sono dati poi più nuovi e internazionali, ma il 50% degli imprenditori intervistati riteneva a settembre, spero che sia cambiato qualcosa, che l'intelligenza artificiale in tutte le sue possibili applicazioni è un'opportunità ma anche una minaccia. In realtà lì mi ci trovo anch'io, nel senso che ritengo anch'io che oltre ad essere un'opportunità è una minaccia, ma è una minaccia se non si riesce a dominarla, a gestirla, se si ha paura di applicarla. È una minaccia, sì, è una minaccia se non si applica, se non si adotta, perché l'intelligenza artificiale oggi è un'opportunità indispensabile per mantenere competitività in ambito globale, ma anche locale. Però il 44% di questi pensa che è un'opportunità. Quindi diciamo che uscendo fuori dal nostro perimetro di Brescia possiamo essere un po' più ottimisti. Però c'è ancora molta ignoranza, per cui ignoranza inteso proprio che non si conosce esattamente quali possono essere le possibili applicazioni, quali possono essere i vantaggi nell'adozione. E quindi oggi ne parleremo, e tra l'altro parleremo anche dell'opportunità di accesso a finanziamenti, perché ci sono tanti soldi che si rendono disponibili per poter applicare nelle proprie aziende l'intelligenza artificiale, quindi non è un costo. Vi do un altro numero, questo qui è un numero di uno studio fatto negli Stati Uniti: ogni dollaro investito in intelligenza artificiale ha portato un ritorno di $3.50, questo in 14 mesi. C'è uno studio che ha considerato quanto l'investimento, quindi, perché ci sono alcune aziende, io nelle mie interlocuzioni sento qualcuno dice ma quanto costa, ma costa, ma io non ho i soldi, non è quello il problema. Se non si investe in innovazione non si va avanti. E un altro dato, sempre di Ambrosetti House, l'Italia è ferma da 30 anni per quanto riguarda il tasso di produttività. Noi siamo a zero, siamo rimasti a come eravamo nel 1995, considerate che quindi, con
considerando un parametro 100, la Francia è a 129 e la Germania è a 120. Quindi siamo oggi siamo già indietro rispetto ai nostri due vicini. Non vorrei poi darvi altri numeri, però vi posso soltanto dire che tutti gli studi che sono stati fatti da Bosetti House e da Marchi, appunto abbiamo stilato un accordo, dopo vi accenno anche, dicono che l'applicazione, l'adozione dell'intelligenza artificiale porta a dei vantaggi immediati anche sulla sostenibilità. Per poter essere sostenibili bisogna innovare. Questa è una legge che ormai non è. Un cenno all'accordo che abbiamo fatto, forse se siete di Brescia, avete letto ieri sui giornali di Brescia in particolare, è stato siglato un accordo tra Fapi e Microsoft per quanto riguarda il Copilot. Copilot è il nuovo, cioè l'Office, diciamo, dotato di intelligenza artificiale, e questo accordo prevede dei corsi gratuiti, quindi prevede anche la possibilità di conoscere quali possono essere le condizioni di applicazione di intelligenza artificiale generativa, in questo caso, in modo gratuito, assolutamente gratuito. Microsoft rende disponibile gratuitamente un laboratorio che si chiama iLab, che consente alle imprese di proporre dei progetti, dei casi pilota, per verificare la loro applicabilità e verificare qual è il vantaggio di utilizzare l'intelligenza artificiale. Quindi ci sono tutta una serie di strumenti oggi che sono veramente gratuiti, disponibili a tutti. Per cui perché no? Perché se non facciamo nulla perdiamo competitività e perdiamo il tempo. Siamo entrati nel vivo. Allora, a questo punto passo la parola a Enrico, te passi la parola, quindi passo la parola quindi a Matteo Mandiera, che è il program manager del CIME 4.0, che ci illustri. Grazie mille. Buonasera a tutti quanti, prendo solo. Allora, io intanto sono program manager per il CIM, il centro di competenze di Torino. Mi sono occupato della redazione del paper che vi presento di cui vi presento almeno alcuni punti salienti. Prima di parlarvi di che cosa sia l'intelligenza artificiale, mi piacerebbe farvi capire come ci si è arrivati nel contesto industriale, perché è il punto di culmine di un percorso lungo quasi 200 anni, in realtà. Adesso io non voglio farvi l'esegesi di ultimi 200 anni di storia delle rivoluzioni industriali. Quello che vi chiedo di osservare però sono solamente due cose all'interno di questo slide. La prima è che le ondate di rivoluzione sono sempre più veloci. Quindi se tra la macchina a vapore e l'industria siderurgica o l'infrastruttura ferroviaria passano 60 anni, tra l'industria 4.0 a Stoccarda 2010 e oggi l'industria 5.0 ne passano 14. E non è più solo un cambio di tecnologia, ma è un cambio d'approccio. Quindi, come si diceva prima giustamente, l'industria 5.0 eredita le tecnologie abilitanti della 4, ma cambia l'approccio sostenibile, resiliente e con l'umano al centro. Quindi, primo punto, sono più veloci. Bisogna essere più veloci anche a stare dietro. Secondo punto, è un processo cumulativo. Quindi non si può passare da, per esempio, il 4 al 6. Cioè, non si possono perdere step nel mezzo, non si può applicare l'intelligenza artificiale in ambito industriale se prima non si è applicato tutto il processo di digitalizzazione e di industria 4.0, perché non avrebbe senso tentare di applicare l'intelligenza artificiale su qualcosa che non è ottimizzato. Ora vi parlo finalmente di AI. Parto con il dire che intanto AI è qualcosa che ricade sotto l'informatica, quindi qualcosa che può essere tramutato in linguaggio macchina, in codice 0-1. Per darvi una definizione di intelligenza artificiale non sarò tecnico, ma sarò più narrativo.
e parto dalla definizione di intelligenza. Intelligenza è una parola che deriva dal latino, composta da due particelle, intus o intus, e leggere. L'intelligenza è quindi la capacità di leggere dentro o leggere tra. Da qui facciamo derivare la definizione di intelligenza artificiale come la capacità non naturale di leggere dentro i dati e leggere collegamenti dentro i dati, funzioni che esprimono relazioni o correlazioni tra questi dati. Machine learning è una branca dell'intelligenza artificiale molto famosa. Che cos'è? Statistica sotto steroidi. È quella branca dell'AI che utilizza metodi matematico-statistici per indagare queste funzioni di relazione tra i dati. All'interno del machine learning abbiamo ancora una branca, il deep learning, che tra tutti i modelli matematico-statistici sceglie quello delle reti neurali, costrutti matematici che tentano di simulare vagamente il funzionamento del cervello, in particolare il rapporto assone-neurone, quindi come si attivano i neuroni del cervello, così si attivano delle reti neurali nodi attraverso funzioni di integrazione. Dove si gioca questa partita? Dove si gioca la partita dell'AI? A sinistra vediamo dove si gioca in termini di player. Quanti giocano? Due cose vi devono andare all'occhio. Questi due grafici sono lo stesso grafico declinato nel mercato e nell'accademia. E cosa evinciamo dai due grafici? Che la partita non la stiamo giocando noi, non la sta giocando l'Europa, ma la sta giocando gli Stati Uniti e la Cina, rispettivamente nel mercato gli Stati Uniti e dal punto di vista accademico in realtà la Cina. Vedete, al decimo posto entra l'MIT. Tutto prima invece sono accademie cinesi. Noi che non giochiamo al gioco, però quanto valiamo? Al momento intorno ai 5 miliardi. Quindi non incredibile, ma nemmeno irrisorio. Quello che però vi faccio notare è che l'andamento è a triplicare entro il 2030. Quindi c'è spazio, ci saranno investimenti. Quello che vorrei ancora solo portare in evidenza è che la maggior parte di questi investimenti e di queste applicazioni saranno su apprendimento automatico, quindi machine learning, non AI generativa, ad esempio. Questo perché? Perché la maggior parte dei problemi che la gente tenta di risolvere con intelligenza artificiale, adesso generativa, perché se non si usa GenAI allora si sta facendo l'intelligenza artificiale, sono problemi che in realtà possono essere risolti con metodi molto più banali e anche molto meno costosi. Dove si applica l'intelligenza artificiale? Si applica ovunque in contesto industriale. Non c'è un settore industriale che non sia toccato dall'intelligenza artificiale e non c'è business function che sia fuori da questo tipo di rivoluzione. Noi siamo un centro di competenza per la manifattura e quindi io vi parlo di tre esempi macro aree per la manifattura. Controllo di qualità attraverso algoritmi di computer vision, ottimizzazione del processo attraverso data analytics, manutenzione predittiva attraverso più o meno gli stessi strumenti. Noi all'interno del paper abbiamo devoluto un intero capitolo alle storie di successo, perché crediamo che effettivamente per stimolare la fiducia e l'investimento la cosa migliore sia rubare con gli occhi dagli altri e vedere che qualcuno l'ha applicata e ce l'ha fatta, e quindi convincersene. Di questi casi non vi parlo perché abbiamo due testimonianze oggi esattamente prese dal capitolo e vi invito a recuperare le altre in un momento posteriore, ma come vedete, io vi ho parlato solo della manifattura, ma in realtà ce ne sono molteplici, soprattutto ci sono sviluppi che sono trasversali. Quindi a priori di quale sia la vostra industria e quale sia la vostra filiera, ci sono applicativi che se vi portate a casa potete
tranquillamente applicare in più contesti. Questo è un grafico che credo sia familiare per molti di voi. Questo è il ciclo di euforia di Gardner. Scusate la traduzione, è un po' brutto in italiano. Ti faccio solo due punti. Vi ho parlato di computer vision, per il controllo di qualità. Se guardate a destra, computer vision è la tecnologia che è più vicina al grado di produttività, cioè la tecnologia che è più vicina allo sviluppo completo e a un'applicazione che sostanzialmente ha inquadrato anche rischi e pericoli. Se torniamo leggermente indietro su questa curva di sviluppo, invece, generative AI è al picco dell'expectation. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti ci aspettiamo che la generative AI faccia più di quello che farà. E vedrete, non dico entro fine anno perché non sono Nostradamus, ma in un prossimo futuro, un grande ridimensionamento delle aspettative rispetto alla generative AI. Generative AI, legacy large language models, ha la sua base all'interno del linguaggio e funziona bene in applicazioni di linguaggio. In applicazioni nel quale sono domini di conoscenza. Fuori da queste applicazioni funziona male. Noi abbiamo scritto il paper per dare tutto un insieme di punti di conoscenza ai decision maker anche all'interno dell'industria e tentare di coprire gli aspetti, tutti gli aspetti che toccano, che vengono toccati dall'intelligenza artificiale. Questo è il messaggio cardine che vogliamo far passare. Come vedete, la serie è divisa in quattro quadranti. In alto a sinistra troviamo il massimo dell'efficientamento, il world class manufacturing. In basso invece troviamo le tecnologie abilitanti industria 4.0. Nell'angolo opposto abbiamo il cambio di approccio, mentre nell'ultimo angolo abbiamo la roadmap di sviluppo dei prodotti, sempre più veloce e sempre più personalizzabile. Questi sono i quattro pilastri che tengono su l'industria moderna, pilastri che fino a prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale facevano fatica a stare assieme. Quindi noi proponiamo l'intelligenza artificiale come il direttore d'orchestra capaci di tenere assieme tutte le parti della rubrica. Io vi ringrazio e vi invito a recuperare il paper. Bravo. Vi devo abbandonare per andare a prendere un aereo, ma vi invito a scrivermi su LinkedIn o parlare con Enrico Pisino. Questo è male, perché in effetti ha suscitato talmente curiosità, almeno di me, non so di voi, no? Perché già il fatto sulla generativa, quelle cose che hai detto, non lo so, a me mi incuriosisce molto. Se ora mi scappi, casomai ora catturo Enrico. Comunque grazie, infatti, grazie tante Matteo. Allora, abbiamo il piacere, abbiamo parlato di CIPE 4.0, che è uno degli 8 competence center in Italia, ma l'altro competence center importante, molto importante, è il MADE di Milano, di cui CSMT si privilegia essere socio. Siamo soci a poco dall'inizio, quindi dal 2019, quando è stato costituito. Ieri l'altro, il presidente Marco Caici di MADE era qui seduto in questa sala con il direttore Augusto De Castro, che parlavamo proprio di come poter utilizzare al massimo l'opportunità che un competence center offre. Intanto abbiamo visto il vantaggio che offre. Ad esempio, un competence center ci ha portato prima il CIM una relazione, un lavoro che loro hanno fatto e che hanno condiviso. In MADE ne ha tanti altri, tra l'altro è una location bellissima che vi invito ad andare a visitare e che ci offre, ci parla oggi dei vantaggi anche finanziari e di opportunità che esatto. Diciamo. E quindi Davide Polotto, che è Business Development Manager di MADE, ci condurrà in questo. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Davide Polotto, faccio parte di MADE Competence Center, insieme a CIM e altri 6 competence center, formiamo l'ecosistema dei competence center. Abbiamo tra i soci fondatori CSMT,
insieme a altri 45 partner che compongono il nostro partenariato, e ci avvaliamo di un asset importante per noi. Rinnovo l'invito a venirci a visitare il nostro Competence Center, dove è possibile toccare con mano le tecnologie di Industria 4.0. Ahimè, ancora Industria 4.0, diciamo, perché quelle a quel paradigma appartengono. Ne parlo perché sarà importante nel descrivere un servizio che noi realizziamo a proposito dell'intelligenza artificiale. Ed è proprio questo il mio obiettivo, quello di raccontarvi come supportiamo le imprese nell'adozione, no, dell'intelligenza artificiale, visto che ormai la consideriamo, come abbiamo sentito dire, ineludibile. Facciamo attività di orientamento, formazione, progetti industriali legati anche all'intelligenza artificiale, e abbiamo attivato, vi dicevo, due servizi, di cui uno agevolato da contributi di origine sia europea che del MIMIT, ma passerei a descrivervi il primo, che il cui incipit arriva da un'osservazione dello stato dell'arte, dell'ESIS, dell'adozione dell'intelligenza artificiale. Questa è una ricerca che ha fatto il Politecnico, meglio l'Osservatorio dell'intelligenza artificiale del Politecnico, e prima di tutto mostra come ci sia un grande divario fra grandi imprese e PMI nell'adozione. No? La parte azzurra rappresenta il percentuale di imprese che hanno già realizzato dei progetti per l'adozione dell'AI, e come vedete sulle grandi imprese siamo al 61%, mentre le PMI siamo al 18%, e tra di esse solo il 5% può vantare di avere una progettualità a regime. Una valutazione che abbiamo fatto da una ricerca che non ha i carismi della ricerca scientifica, perché è un'attività di engagement che abbiamo direttamente realizzato su 280 PMI lombarde, ci ha portati a considerare che 56 di esse hanno già un progetto, almeno già un progetto realizzato, cioè il 20%. Come vedete, non so se vi ricordate, nella slide precedente le PMI erano il 18, qua è il 20, è uno spostamento veramente piccolo. Il 95 aziende stanno considerando di adottarla, il che rappresenta il 34% di questo piccolo campione. Il 100 aziende, cioè 36 di esse, vorrebbero partire, ma non hanno idea di come fare e da dove partire. E poi il 29% non sono per niente interessati. Noi ci rivolgiamo a questi due cluster, coloro i quali hanno già realizzato un progetto e coloro i quali vorrebbero partire da qualche parte. In particolare per queste ultime abbiamo implementato un AI assessment per aiutarle ad individuare da dove partire, o meglio, dove l'intelligenza artificiale, se applicata ai processi, può esprimere il massimo valore, il massimo ROI. In quale ambito? Processi e prodotti. Il metodo è quello del classico dell'assessment, analisi dei processi e o dei prodotti, in modo da identificare le aree, una selezione e soprattutto una prioritizzazione dei possibili use case, la mappatura delle soluzioni off-the-shelf esistenti e poi la scrittura di una roadmap, quello che abbiamo chiamato AI Journey, che aiuta le imprese a iniziare un cammino per l'adozione di questa così importante tecnologia. L'altra attività di cui voglio parlare si chiama AI Matters, è un programma europeo del quale noi facciamo parte. È un'opportunità dedicata a coloro i quali sviluppano delle soluzioni di intelligenza artificiale da mettere sul mercato. Fa parte del Digital Europe, del programma Digital Europe, ed è finanziato al 50% dalla comunità europea e al 50% dal MIT. Qual è l'obiettivo? Quello di sostenere coloro i quali, l'ho già detto, creano soluzioni digitali e di intelligenza artificiale, ma a più alto livello, a fare dell'Europa un luogo dove si è
si sviluppi l'eccellenza nelle soluzioni di intelligenza artificiale e in definitiva sostenere il settore manifatturiero europeo nella sua progressione verso l'adozione delle tecnologie digitali, in particolare dell'intelligenza artificiale. Siamo 7 nodi e un satellite in Europa, noi siamo i coordinatori di questa iniziativa e funziona attraverso, l'ho già detto, un cofinanziamento, ma erogando a coloro i quali accederanno al Competence Center e utilizzeranno le facilities all'interno del Competence Center un contributo che va dai 50 agli 80 mila euro per realizzare i processi di testing e di validazione delle proprie soluzioni. Quindi per tutti i makers un'occasione molto importante. Quali sono le aree tematiche? Sono quelle dedicate all'ottimizzazione dei processi di fabbrica, all'interazione uomo-robot, alla economia circolare e aggiungere sostenibilità e altre tecnologie emergenti, abilitanti come sistemi complessi, machine learning, computer vision, eccetera. Questi sono i miei contatti, vi invito a prendere contatto con me perché è stato ribadito, dicevo, in arrivato con il presidente di Made, Marco Tarsch, che si ha onere e onore di fare da key entry point verso il Made, quindi dire, chi è interessato che avrete i riferimenti sui Made è diciamo, a disposizione raggiungibile passando grazie attraverso il CSMP stasera. Detto questo, direi che a questo punto leggero ritardo, ma nemmeno poi tanto, considerando che abbiamo iniziato con un quarto d'ora appunto di delay, diamo il via alla tavola rotonda. Sì. Che verrà condotto da Gabriele Zanetti, che è il responsabile del trasferimento tecnologico delle CSMT, nostra, e quindi a te il microfono ce l'hai già lì. Allora, vi chiedo un cambio di panchina, possiamo entrare gli altri giocatori. Allora, chiederei a Riccardo, Cesini, a Lisa di accomodarsi e anche al professor Gerini, che ho visto prima. Gli diamo un microfono e arriva. Allora. Sì. Grazie mille a tutti per essere qui oggi, per essere così numerosi, per essere così variegati. Inizierei allora giusto per capire un attimino la platea, quindi i nostri redattori del tavolo esclusi. Abbiamo tutti esperienza con sistemi di intelligenza artificiale, abbiamo tutti chi ha usato ChatGPT appena un paio di volte nella vita. Allora potete spararla, possiamo spararla alta e fare che cose difficili. Ringrazierei Cristina Zanini che si collega in remoto e che ringrazio perché so che ha un po' di difficoltà a essere connessa con noi, di Confindustria Brescia, quindi se siete d'accordo partirei con lei che ha una finestra di tempo e spero ci senta. Cristina, ci senti? Io mi sento, riuscite a vedermi? Sì. E noi lo sentiamo te, fantastico. Perfetto, la meraviglia della tecnologia. Forse il microfono l'audio abbassato, perché ho abbassato prima la musica, però ci proviamo. Guarda se riesci a farla sentire, altrimenti iniziamo in altro modo. Quindi noi finora abbiamo parlato dell'introduzione sull'intelligenza artificiale da parte 5.0 con alcuni dati incoraggianti da un lato, preoccupanti dall'altro, e quindi adesso vediamo da dove partire. Sfrutto intanto che cerchiamo di prendere il tuo microfono, Cristina, ne approfitto per parlare dal lavoro, dal white paper che è stato presentato prima, in cui c'era una parte finale delle raccomandazioni. Le raccomandazioni finali citavano, e me lo sono scritto ovviamente nel capitolo 9, di partire
digitizzazione, digitalizzazione e tutti i vari step per poi arrivare all'industria 4.0 e quindi fare applicare i paradigmi dell'intelligenza artificiale. Come ci siamo detti anche prima, abbiamo visto prima, è un processo incrementale. Posso svegliarmi la mattina e se fino a ieri lavoravo con i posti, sperare dal giorno da un giorno con l'altro e fare intelligenza artificiale troppo spinta. Quindi direi Luisa, che ha più che ha esperienza in questo, in questa parte di trasformazione digitale delle aziende, se può darci la sua opinione a riguardo. Innanzitutto grazie per l'invito. Da dove si parte? Beh, direi prima cosa, credo che i dati li hanno evidenziato in maniera netta, bisogna voler fare innovazione, quindi avere un commitment forte all'interno dell'azienda per investire. Investire non solo in acquisto di tecnologie, ma investire anche in organizzazione e cultura. Questo è, per dire, la condizione sine qua non partire, perlomeno per avere un successo. Secondo passaggio è quello di costruire quello che noi chiamiamo la spina dorsale digitale all'interno di un'azienda. Questa spina dorsale è costituita di fatto dalla mappatura di tutti i processi che risiedono all'interno di un sistema gestionale che ovviamente si è evoluto nel tempo, quindi un sistema gestionale moderno, quindi vuol dire avere un ERP capace di collezionare e digitalizzare tutti i processi aziendali in una logica end-to-end, dalla fabbrica fino ovviamente ad una rendicontazione economica per poter poi fare scenari anche di simulazione di quella che poi sono le decisioni strategiche aziendali. In questo passaggio entrare in fabbrica vuol dire però connettere in maniera diciamo stretta quelle che sono le informazioni che arrivano dalle macchine. Quindi in produzione di sistema MES, l'industria 4.0 è stato un importante veicolo non solo per l'acquisto, come qualcuno giustamente prima citava, ma anche un veicolo per ammodernare gli impianti, ma soprattutto per iniziare a capire il valore di avere quei dati in tempo reale e quindi di capire i KPI di efficientamento della fabbrica. Questo vuol dire iniziare ad avere delle informazioni importantissime su cui fare dei ragionamenti, ma soprattutto creare quel filo rosso di conduzione dei dati che mi permette di raccogliere tante informazioni in modo clusterizzato, che sostanzialmente diventa la linfa per alimentare poi tutti quei nuovi sistemi che oggi, come dire, con l'intelligenza artificiale ovviamente daranno un nuovo boost. Per cui senza una digitalizzazione dei processi, senza quello che è tutto l'insieme di cultura e di organizzazione a corredo, ovviamente questo diventa difficile. L'ultimo passo, non solo organizzazione, ma anche un rimodellamento dei processi, perché il processo stesso non vuol dire ripeterlo come lo è diciamo oggi, ma è ripensarlo in una chiave nuova. E da qui il fatto di unire il binomio innovazione sostenibile o sostenibilità che porta all'innovazione diventa, a mio avviso, per l'esperienza ovviamente che si sta vedendo nel cambiamento all'interno delle aziende, un binomio direi fondamentale e da cogliere in questo momento direi storico, che permette alle aziende di evolvere davvero verso una dimensione che significa traghettare verso un futuro. Perché un numero che lascia abbastanza impressionato è che se non c'è la volontà di innovare, il destino di queste aziende quale può essere? Ciao. Chiarissimo il messaggio. Cristina? Sì, io vi sento. Fantastico, ti sentiamo. Ottimo. Perfetto. L'intervento di Luisa, spero tu l'abbia sentito, partiva sì. Dalle premesse che... per le quali punto fondamentale sono le persone, commitment aziendale, eccetera. Tu in Confindustria hai un punto di vista privilegiato, quindi puoi vedere diverse realtà aziendali o sei nell'occhio del ciclone, dipende dai punti di vista, però hai sicuramente, puoi darci uno spaccato, quindi capire da dove partire, da che risorse si può partire, quali sono le funzioni aziendali coinvolte e le aree aziendali coinvolte in un processo del genere? Sì. Allora, recentemente io prima di Confindustria poi ho avuto proprio un'esperienza in cui
ora a parte di AI assunsi un data scientist. Perché? Perché non perché ero una o perché ero un'appassionata di reti neurali, ma perché recentemente mi è proprio stato chiesto in un intervento, ma i progetti di AI sono una questione del CIO, giusto per intenderci, no? E questo mi ha permesso di fare una riflessione più ampia. E la prima risposta è: se da progetto di AI al CIO siete spacciati non perché rabbia col CIO, ma perché il lavoro del CIO è quello di garantire una continuità aziendale. Cioè il primo problema del CIO è che tutto funzioni, che vada in continuità, che non ci siano interruzioni. Ovvio che andare a mettere totalmente nelle disponibilità, nella decisione di chi ha obiettivi, ma obiettivi condivisi, strutturati e devono essere quelli, un progetto che per definizione deve essere disruptive, non è un qualcosa che può essere la chiave di lettura di un progetto di AI. Il CIO ci deve essere proprio perché quella competenza e quell'esigenza di garanzia di continuità sui sistemi deve essere comunque garantita, quindi la competenza sicuramente in termini anche di recovery, di continuità, di infrastrutture rilevanti e di integrazione ci deve essere, ma un progetto da AI innanzitutto per capire quali sono le competenze bisogna capire da dove deve partire. E deve partire non tanto dalla tecnologia, che è uno strumento, è uno degli strumenti di soluzione, ma deve partire da un problema che non necessariamente è un problema ICT, è un problema che in qualche modo si sviluppa, nasce, viene evidenziato, e se la governance è consolidata ed evoluta viene anche misurato in modo poi che si possa anche valutarne la necessità e l'opportunità con riferimento poi ai costi di un progetto AI, e in qualche modo attorno a questo progetto vengono organizzate coerentemente definite delle competenze. Le competenze sono davvero trasversali perché un progetto di AI, a seconda anche di quello che è il problema da risolvere, in realtà parte da presupposti che vanno a toccare dalla comprensione del fatto, quindi il problema rilevato direttamente da quelli che sono gli snodi tecnici su cui viene in qualche modo generato il problema o che sono elementi fondamentali nell'andarne a definirne la grandezza, piuttosto che andare a capire, a comprendere chi in azienda o su quali sistemi o in quale momento vengono raccolti dei dati per servire al progetto stesso. Così come è fondamentale anche aspetti e latere, come ritorno a ripetere, è fondamentale capire da che processi si vanno a toccare, quindi in qualche modo potrebbe essere il caso della necessità di coinvolgere tutte le funzioni potenzialmente impattate, quindi si potrebbero toccare dei processi che in qualche modo vanno ad alimentare la contabilità generale, quindi la redazione dei bilanci, piuttosto che una fiscalità, piuttosto che impatti di legalità, ma al di là di temi specifici sicuramente anche l'HR, quindi l'accettabilità della progettazione e quindi l'impatto sulle risorse umane è un altro elemento da cui tenere in considerazione, in qualche modo coinvolgere in qualche fase della progettazione. E questo è molto difficile perché si tratta di un modello di governance. Io prima di lavorare in Confindustria appunto mi occupavo di modelli di governance dove i progetti di Advanced Data Analytics, perché poi noi andavamo a disegnare la soluzione laddove c'era un problema, andando anche a valutarne gli impatti, i costi e i benefici e le competenze, e facevamo dei progetti poi ovviamente che arrivavano fino al device se necessario. Quindi capitava davvero di toccare tantissimi elementi. Porto un esempio perché secondo me era un esempio carino. A un certo punto ci eravamo accorti che avevamo l'obbligo della lettura di posizionare contatori elettronici per la lettura dei consumi. Questi contatori elettronici andavano letti mensilmente.
Avevamo circa 200.000 contatori elettronici sul gas che avevano una percentuale di default del 20%. Ora 200.000 per 20% per 12 mesi per 56 euro di penalità che andava pagata, fate presto capire quale fosse l'impatto ogni anno di quel problema. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo innanzitutto rilevato il problema, che non era un problema necessariamente ICT, era un problema del direttore generale che presidiva la parte sulla distribuzione del gas. Abbiamo isolato il problema, abbiamo ripercorso, reingegnerizzato, comprendendo i nodi, quindi niente di AI per ora, i nodi che andavano a comunicare, abbiamo risolto delle problematiche, sul resto abbiamo fatto un machine learning per cercare di capire e con anche previsione di un geolocalizzatore che andava a predire quale contatore sarebbe defaultato, in modo che poi l'operatore potesse andare a fare una lettura fisica e in qualche modo quasi azzerasse, perché siamo arrivati poi a una riduzione del 91% della problematica. Questo è un esempio, perché ve l'ho raccontato, perché in realtà è una questione su cui abbiamo dovuto convincere, abbiamo dovuto rilevare un problema con strumenti che non sono IT, quindi da un dialogo, quindi da una maieutica forte e da un consenso che eravamo riusciti a costruire, e quindi con un modello di risoluzione di problematiche, di rischi e di opportunità. Abbiamo ingaggiato la parte tecnica, quindi diciamo in azienda sarebbero gli OT più che gli IT, quindi le componenti OT. Siamo intervenuti con una reingegnerizzazione anche del processo, quindi ancora non si guardavano, non c'erano ancora algoritmi, e poi sì, abbiamo fatto intervenire il data scientist, abbiamo fatto un full stack data scientist, quindi in realtà poi siamo intervenuti fino a soluzione finale. Questo è un esempio carino, perché secondo me è facile da comprendere. Chiudo dicendo che parlando di AI generativa, poi io sono un po' fredda, anche secondo me si ridimensioneranno le aspettative sulla AI generativa, perché banalmente credo che sia una delle AI più semplici, perché usa... Mi sentite ancora? Mi sentite ancora? Sì, mi sentiamo. Io credo che la sfida più grossa di tutte le AI è una torta a quattro ingredienti. È una torta fatta di algoritmi, coding, quindi righe di codice, dati e capacità computazionale. Io credo che la vera sfida sia sui dati, che non sono le parole, perché il natural language processing, cioè si basa su regole di costruzione, che sono quelle grammaticali, che sono le più semplici, prestissimo insegnare a AI il linguaggio. Lo so che non è così semplice, però sicuramente dati ci sono. Ma io credo che le sfide più grosse invece siano creare soluzioni a problemi laddove i dati sono inferiori, quindi sulla parte industriale, quindi una grande sfida, ma soprattutto richiedono davvero una compressione profonda da data engineering, giusto per capire su come costruire dei dataset coerenti e importanti e significativi. Io credo questo è il tipo di AI che è su cui io mi avvento la grande sfida. Non so se ho risposto. Grazie. Un po' a tutti. Sì, decisamente, grazie. Grazie per la disponibilità di oggi e per l'assist che ci hai fornito, perché nel tuo discorso hai parlato anche di misurabilità dell'implementazione delle AI. Sicuramente c'è un engaging per strutturare le persone e gli strumenti per poterla applicare, ma poi i risultati devono essere anche misurati, altrimenti il sistema non si autoalimenta e se non si trovano i risultati, le persone e il sistema stesso non trova motivo per andare avanti e per continuare su questa strada. Quindi chiederei a Enrico se può darci, rispetto anche al lavoro fatto, dal suo punto di vista, quali sono gli impatti
che l'introduzione di AI ha misurabili in processi, nei processi aziendali, nelle attività aziendali. Sì, allora, intanto grazie della partecipazione e anche dell'organizzazione di questa giornata. Io credo che siano momenti importanti per condividere le esperienze e attraverso la condivisione credo che tutti noi poi usciremo da questa serata un pochettino più consapevoli di quello che è il rischio, l'opportunità di questa tecnologia. Intanto non voglio evadere la risposta, rispondo puntualmente, però ci tenevo a sottolineare che il gran lavoro che state facendo sulla cittadella dell'innovazione di Brescia implementa già molte delle linee guida anche provate nel libro, perché come coordinamento del tavolo 11 sulla manifattura intelligente di fatto l'intelligenza artificiale veniva evidenziata non da me ma da tutti i partecipanti, comprese le imprese del territorio, come un elemento strategico per gestire la competitività e il futuro. La parola chiave, al di là di tutte quelle che belle che diciamo, gli acronimi di sostenibilità ambientale, sociale, uomo al centro, a cui diciamo tutti siamo maggiormente sensibili, parlo non solo degli imprenditori, ma parlo anche dei manager o dei tecnici, e poi il risultato economico, che continuerà ad essere il vero parametro che invita le aziende ad essere innovative. Io arrivo dal mondo dell'innovazione. Per motivare ad essere innovative le aziende bisogna parlare di euro, bisogna parlare di conto economico, bisogna parlare di recupero di competitività, di produttività, di riduzione dei costi, di miglioramento dei processi. Abbiamo tutti gli strumenti per tradurre questa tecnologia in impatto economico. Poi l'impatto economico può anche, e secondo me è anche doveroso, essere coniugato con tutto quello che è il tema della sostenibilità. Però l'esperienza personale è che bisogna iniziare a portare numeri concreti nella fase di fattibilità, quello che anche il collega di MED poneva come prima parte, feasibility. Cosa è possibile fare oggi attraverso la reingegnerizzazione dei processi, quindi quello che si diceva all'inizio a questa parola rotonda, da lì, e cosa l'investimento in intelligenza artificiale, naturalmente dopo essere adeguatamente capace di stimare dei dati, può in qualche modo portare immediatamente nelle imprese manifatturiere. Qui abbiamo la fortuna, e non è a caso qui accanto a me, qualcuno che ci può parlare della sua esperienza, che credo la sua azienda gli abbia finanziato perché ha portato dei vantaggi competitivi, molto probabilmente dei vantaggi di costo, non so, e anche di competitività verso il mercato, di time to market. E su questo sono sensibili le grandi imprese, ma soprattutto le piccole e medie imprese. Piccole e medie imprese che devono affrontare il tema dell'investimento, della criticità delle risorse, dell'upskilling, del reskilling delle proprie risorse nell'adottare questa tecnologia, quindi le aziende che di fatto nell'implementare la tecnologia non devono pagare soltanto l'investimento specifico, ma anche l'investimento per prepararsi all'investimento specifico, quindi formare le aziende a implementare una soluzione, a garantire la sicurezza della soluzione, perché non trascuriamo il fatto che l'intelligenza artificiale non si porta soltanto il tema della capacità di gestire i dati, di valorizzare, monetizzare ciò che i dati portano o l'esperienza porta, ma devono in qualche modo anche organizzarsi per incrementare i livelli di cyber security, di garanzia della riservatezza dei dati che vengono utilizzati per attestare le reti. Faccio un esempio concreto. Onda, grande stabilimento produttivo in Italia, credo il più grosso stabilimento produttivo di motociclette, ha un grosso problema di costo per il reworking, ossia di prodotti che nel testing hanno dei default e devono in qualche modo essere recuperati come funzionalità. Devono rismontare parte della moto per ricostruire, fare una diagnosi, portare in condizioni nominali un impianto elettrico piuttosto che
un assemblaggio, da qualunque. Oggi l'intelligenza artificiale non generativa, ma quella tradizionale, quindi parliamo di computer vision, applicata accanto alle persone che restano lì, non perdono il lavoro, ma che robustiscono il processo di assessment della qualità e garantiscono di non avere, come dire, un numero incredibile di moto a fine linea da recuperare per malfunzionamenti. Un'attività di questo tipo è facile da spiegare a un manager, è facile da giustificare in termini di investimenti, è facile da tradurre in vantaggio competitivo. Le aziende manifatturiere oggi, tutte le aziende manifatturiere devono recuperare in competitività, ma tutte devono recuperare in competitività, anche quelle fortemente automatizzate. L'intelligenza artificiale ti permette di fare questo. Quindi, come diceva qualcuno all'inizio, noi abbiamo una situazione che da 20 anni è di stagnazione economica. Di produttività della nostra manifattura che è, come dire, in ritardo rispetto agli europei, per non parlare di altri paesi. L'intelligenza artificiale oggi ti permette di fare questo, quindi di recuperare economia, di diventare più competitivo, più produttivo e quindi, ma in maniera pragmatica, quindi prima ancora di partire, traducendo in euro cosa ti porterà quell'implementazione e poi di parlare di sicurezza sul posto di lavoro, di incremento dell'ergonomia del posto di lavoro, di come dire, annullamento di tutti quei lavori che alienanti tuttora sussistono nelle nostre aziende, soprattutto in certi stabilimenti produttivi. Ecco, l'intelligenza artificiale va sfruttata per quello. All'interno del libro, quindi spot pubblicitario, trovate alcune applicazioni che guardano alla sostenibilità, alla capacità di ridurre lo sforzo cognitivo, fisico nelle linee produttive, e quindi di fatto di per sé si paga con l'investimento. Grazie mille. Grazie. Di questo pacchetto molto concreto e del passaggio importante che sottolineo, il fatto che, come dicevamo prima, l'hanno detto che quando 2022, novembre 2022, è arrivato ChatGPT, panico generale perché non avremo più posti di lavoro, sull'intelligenza artificiale ci si sentirà, quindi era uomo contro intelligenza artificiale. Qua si parla di uomo con intelligenza artificiale versus uomo senza intelligenza artificiale. Questo farà la differenza. Il discriminante è la tecnologia che ci permette di guadagnare competitività, guadagnare economicamente, migliorare le nostre condizioni. Che la leva? Che Riccardo, che ha fatto l'assist, non puoi tirare in porta in questo momento, che ha mosso la vostra azienda, UHT, a lavorare per investire nell'intelligenza artificiale. UHT è un'azienda che, forse descriverai tu, era un'azienda manifatturiera, che non aveva particolari, immagino all'inizio, skill nel settore dell'intelligenza artificiale, nel settore del software, puramente detto, però ha visto qualche anno fa, 4-5 anni fa, grosso modo, l'opportunità, la necessità a questo punto di trovare nuovi tool per migliorare i propri processi, la propria redditività, la propria più margine, alla fine, i processi interni, e ha trovato in queste soluzioni, in questi tool, delle soluzioni concrete che ha applicato, e ha applicato in maniera incrementale. Quindi ho ottenuto dei risultati, questi risultati mi permettono di fare un passettino ulteriore, e quindi ha fatto un cammino. Ecco, prego, darti la parola per descrivere un po' il lavoro che avete fatto, se vuoi in particolare quello svolto con Cin che è descritto nel libro, ma è importante l'esperienza della ratio che ci sta dietro, come l'avete messo in campo, perché poi è interessante anche qua capire, e scusami poi ti lascio la parola, sto parlando troppo, ma capire come l'avete poi fatto fisicamente. Grazie, Gabriele. Allora, cominciamo dal dire che UHT è un'azienda che lavora nel mondo automotive, quindi fa componentistica automotive. E, ahimè, abbiamo una grossa problematica, cioè chi è all'interno di questo settore ha dei margini molto bassi, sono meno del 5%. Quindi questo vuol dire che da sempre, questa è una caratteristica del mondo automotive, abbiamo cercato, siamo stati forzati all'innovazione. E innovazione non solo di prodotto, è fondamentale, rimane, ma anche di processo, che vuol dire sostanzialmente rendere i processi più efficienti.
Non a caso, inizialmente, la Liberty Tech, il Toyota Production System e poi l'UCM nascono proprio nel mondo automobile. Quindi diciamo che WHIT era prima di proprietà Bosch, adesso il proprietario del cinese Weifu, ha appreso le metodologie tipiche dell'automotive per fare miglioramento. Quindi l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione sono arrivati successivamente come un tassello on top alle metodologie di lean manufacturing con lo scopo di migliorare i processi produttivi, proprio perché avendo margini bassi dobbiamo andare a sgravare di qualsiasi costo i nostri processi. Quindi questo nostro viaggio, processo, è nato più o meno nel 2010. Non è nato con le tecnologie, ma è nato con le metodologie. Quindi abbiamo cominciato a implementare le metodologie base, classiche della lean manufacturing. Dopodiché, più o meno nel 2014, abbiamo capito che anche le tecnologie digitali potevano essere un aiuto, se però utilizzate in connubio con le metodologie di lean, allo scopo di migliorare i processi produttivi. E quindi quello che noi facciamo adesso in maniera strutturata, abbiamo dei cicli di miglioramento continuo, due cicli annuali, in cui andiamo a prendere i vari processi aziendali, partendo dai KPIs, quindi sostanzialmente dal conto economico, guardiamo quanto questi vari processi aziendali incidono in termini di conto e andiamo a concentrarci su quelli più onerosi. Quindi la prima cosa che facciamo è una mappatura. Una mappatura del processo, quindi andiamo a identificare il costo e quindi gli sprechi. Seconda fase, identifichiamo come migliorare il processo, quindi lo ridisegniamo e in questa fase andiamo a capire se le tecnologie digitali possono essere d'aiuto. Questa cosa viene fatta ciclicamente più o meno su un 20-30 processi all'anno e diciamo che in 10 anni abbiamo sicuramente ottenuto dei miglioramenti significativi di produttività, più o meno i calcoli che abbiamo fatto sono stati di un 5% all'anno di produttività, che per noi sono stati ossigeno, perché come sapete l'automotive è un percorso di trasformazione verso l'elettrico, quindi saranno capitali e vengono anche da questi processi di miglioramento. Quindi questo diciamo è che è un po' la nostra strategia. Un esempio concreto, e mi ricollego a quello che abbiamo presentato insieme a C4.0, abbiamo applicato le tecnologie di intelligenza artificiale, in questo caso ChatGPT vera e propria, per un processo manutentivo. Molto semplice, noi lavoriamo su 3 turni produttivi, quindi 24 ore su 24, e quello che succede è che di notte a volte capita che non siamo coperti da manutentori più esperti. Quindi quello che succedeva in passato, è che se c'era una rottura, non lo so, a mezzanotte, si aspettava la fine del turno, quindi si aspettava che la mattina rientrasse il manutentore più esperto, e quindi avevo un fermo linea con tutti gli sprechi del caso di diverse ore, semplicemente perché non avevo qualcuno di esperienza. Allora, quello che abbiamo fatto è stato raccogliere nel tempo un database degli interventi fatti che andava a associare il codice della problematica, quindi del fermo linea, con l'intervento fatto, con la consuntivazione dell'intervento fatto. E questa come avviene con un inserimento in testo libero degli operatori. Quindi gli operatori possono dire ho cambiato un filtro o una cosa molto simile, ad esempio ho trovato dell'intasamento e quindi poi ho proceduto a cambiare il filtro. Quindi diciamo che le soluzioni erano simili, ma descritte, ovviamente, ogni operatore usa un po' il suo gergo in maniera diversa. Però avevamo un grande patrimonio in termini di dati, perché li abbiamo raccolti nel corso di anni. Quindi abbiamo preso questi dati ben formattati, li abbiamo dati in pasto a ChatGPT, e adesso il risultato qual è? Che se di notte non c'è un manutentore esperto, si verifica un determinato fermo, quindi abbiamo un codice di fermo, chiediamo a GPT di suggerirci la soluzione. Questa va a ricercare nel database, va a ricercare interventi simili tra di loro, fa semplicemente un'associazione di parole, e la più fine ci consiglia di, ad esempio, cambiare, di guardare il film.
Ovviamente questo è risolutivo per gli interventi più semplici, però capita che magari si rompa un qualcosa di semplice e quindi l'operatore, anche se non è esperto, di notte può intervenire e risparmiare 8 ore di lavoro. Quindi questo è un esempio dove l'input è il processo, uno spreco del processo, e la tecnologia, grazie ai dati che abbiamo raccolto nel tempo, ci ha permesso di migliorare, di ridurre questa tipologia di spreco. Ottimo, grazie. Progetto che avete realizzato in questo caso internamente con le vostre persone. Allora, esatto, questo è stato un progetto relativamente semplice e economico, quindi abbiamo avuto la fortuna, abbiamo la fortuna di avere delle persone appassionate alla tematica, che per la loro stessa vocazione hanno cominciato ad utilizzare ChatGPT, e una di queste lavora attualmente in manutenzione. Quindi con un account aziendale da $30 ad utente, semplicemente ha caricato questi dati e ha avuto questo risultato. Poi la fortuna qual era? Era che i dati erano formattati nella maniera corretta. Se avessi avuto dei manuali, ad esempio PDF, per la manutenzione di un certo macchinario, non funzionava, perché non basta semplicemente dare dei dati in pasto a ChatGPT. I dati devono essere formattati nella maniera corretta. In questo caso noi l'avevamo, fortunatamente, quindi abbiamo avuto successo. Ottimo. Quindi torniamo al discorso di prima. Dati, dobbiamo partire dalla avere dei dati, dalla digitalizzazione dei processi, dalla linea, eccetera. Da lì si parte e poi si arriva su fuori mare. Quindi Riccardo, sono riusciti a fare questa attività internamente perché era un'attività che erano preparati, eccetera. Non tutte le aziende e non tutti sono in grado di realizzare questa attività internamente. In questo caso chi ci può rivolgere? Può rivolgere le aziende esterne che svolgono questo lavoro, cioè ricerche e università. E quindi, per esempio, il professor Gervini ha realizzato e realizza con aziende progetti specifici di applicazione di intelligenza artificiale, di cui ci può portare un paio di esempi. Sì. Okay. Che fantastico, andiamo anche alla prossima. Allora, buon pomeriggio a tutti. Allora, io sono il professor Gervini, lavoro qui all'Università di Brescia, mi occupo di intelligenza artificiale da tanti anni, da quando ho fatto la tesi di laurea all'Università di Milano, e ho assistito all'evoluzione di questa bellissima materia nel corso di 20 anni. Allora, oggi non farò una lezione ovviamente accademica, però inizierei dicendo quali sono le tecnologie di AI più mature oggi tecnologicamente, non solo scientificamente, e sono indicate molto brevemente in questa slide. Allora, l'intelligenza artificiale è molto ampia, a vari settori. L'ambito della percezione, quindi della visione, anche della sensoristica intelligente, è uno degli ambiti, come sappiamo, molto maturi, pronto per essere utilizzato in tantissime applicazioni. L'aspetto della comunicazione, quindi l'interazione uomo-macchina in linguaggio naturale, è un altro settore che ha avuto dei passi di progresso notevolissimo negli ultimi anni. La generative AI è parte della questo settore dell'elaborazione del linguaggio naturale. L'apprendimento automatico, cosiddetto machine learning, che consiste nel sostanzialmente estrarre conoscenza e soluzioni da dati e simulazioni, ma è anche diventata una metodologia di programmazione, laddove algoritmi conosciuti non funzionano o addirittura sono sconosciuti, entra in aiuto questa tecnologia di programmazione, chiamiamola anche così, del machine learning, che ad esempio ha dato dei risultati sconvolgenti nella visione artificiale e nel natural language processing, perché generative AI è machine learning. Ma il machine learning si applica a tantissime altre cose, non solo ovviamente la visione e il natural language. Ci sono altri settori meno conosciuti, che hanno anche meno aspettativa, essendo meno conosciuti, però che sono maturi tecnologicamente, come sistemi di ragionamento automatico, simbolici o neurosimbolici, come la pianificazione automatica, che consiste nel realizzare sistemi che sono in grado di prendere autonomamente delle decisioni al fine di raggiungere certi scopi, certi obiettivi e per il sistema che si sta utilizzando. E poi la robotica, ovviamente la robotica autonoma, collaborativa e cognitiva, che può utilizzare tutte queste tecnologie che abbiamo detto in questa slide.
Allora, l'industria manifatturiera, l'intelligenza artificiale è utilizzata in vari ambiti, per l'automatizzazione del processo, per la logistica, anche se questa non è solo industria manifatturiera, la progettazione del prodotto, la manutenzione predittiva di cui abbiamo già un po' parlato, il controllo qualità e la qualità predittiva. Allora, solo velocissimamente due parole su questi aspetti. L'analisi dei dati in ambito manufatturiero è molto importante, almeno per questi due aspetti: l'identificazione di anomalie, cioè identificare guasti e malfunzionamenti già esistenti che impattano sulla produzione, la manutenzione predittiva, cioè prevedere dei guasti o dei malfunzionamenti futuri che anche questi impatteranno evidentemente sulla produzione. Consente di ridurre tempi di fermo, aumentare le capacità produttive, risparmiare costi, ridurre i costi e fatturare di più l'attrezzatura. Allora, noi all'università facciamo sia ovviamente ricerca di tipo accademica, mirata a pubblicare articoli, scoprire nuove regolette, nuove tecniche, ma da un po' di anni collaboriamo anche con diverse aziende di Bresciano e non solo. E come funziona la nostra collaborazione? Le collaborazioni che abbiamo avuto di successo sono tutte basate su dei team integrati con personale universitario e ovviamente dell'azienda di vario tipo, e sono spesso supportate da dei finanziamenti o cofinanziamenti che possono essere di tipo regionale, di tipo nazionale, di tipo europeo, e possono anche essere legati ad attività. Diciamo non è proprio la forma di finanziamento esplicito, però attraverso tesi di laurea magistrale, stage, si può avere ovviamente del personale molto motivato e competente che lavora sul progetto a costo quasi nullo. Abbiamo poi progetti di successo che coinvolgono dottori di ricerca, dottorandi di ricerca, anche grazie ai finanziamenti che mette il Ministero per delle borse specifiche, ci saranno anche quest'anno, come quelle che sono state l'anno scorso del DM 117, per cui l'azienda o l'impresa si accolla il 50% e forse meno del 50% della spesa relativa al dottorando, che lavorerà motivato su queste applicazioni, questi progetti di ricerca che interessano l'azienda. Il ruolo dell'università e dei centri di ricerca è ovviamente quello della formazione, quindi far capire quali sono gli aspetti fondamentali dell'intelligenza artificiale, essere coinvolti in studi di fattibilità per progetti innovativi, ovviamente consulenza tecnica e scientifica nella produzione di soluzioni di intelligenza artificiale, ma anche attività di ricerca e sviluppo diretta attraverso team misti, e anche non trascurabile l'utilizzo di risorse e strumenti che ha a disposizione l'università, perché per fare machine learning, cioè tutti di machine learning, abbiamo bisogno di risorse computazionali molto significative. All'Università di Brescia abbiamo sia risorse hardware, sia soprattutto competenze ed esperienze umane nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Allora, adesso vorrei farvi due esempi di progetti di successo a cui ha partecipato l'Università, organizzando il lavoro appunto in team integrati. Allora, il primo esempio è un esempio abbastanza specifico, limitato nel tempo e a basso costo. E questo è stato un progetto svolto in collaborazione con MADE, che ha coinvolto, diciamo, l'azienda che ha proposto questo progetto è l'azienda Aero qua del Bresciano, che produce impianti di posizionamento di colla per il packaging, quindi imballaggi in cartone di varia forma, di vario colore. E l'interesse industriale qua era quello di avere il controllo di qualità, di avere il posizionamento della colla fatto a regola d'arte, perché poi le scatole non si chiudono, il cliente si arrabbia, e quindi minimizzare gli scarti, conoscere i problemi di posizionamento della colla e minimizzare gli scarti. Quindi, ad esempio, per fare un esempio molto semplice, posizionamento scorretto potrebbe essere questo, perché abbiamo una sequenza di puntini di colla e qua manca un pezzo. Qua dovrebbero essere tre linee continue di colla, ma c'è questo tratteggio e quindi qui si deve scartare questo cartone. Allora, cosa abbiamo fatto insieme a Aero?
abbiamo realizzato un sistema di visione artificiale che riconosce in tempi molto rapidi se la colla è stata posizionata correttamente oppure no. Questo è stato fatto utilizzando delle tecniche di machine learning, perché le tecniche preesistenti basate su computer vision tradizionale non avevano le prestazioni adeguate. Attraverso l'uso di reti neurali profonde siamo riusciti a realizzare un sistema che funziona molto velocemente e ha un'accuratezza molto elevata. Il sistema è attualmente in uso per un grande successo e è stato anche depositato un progetto a livello europeo. Questo è stato un progetto che ha coinvolto sostanzialmente un periodo temporale di 6 mesi di progettazione, poi con la realizzazione di tutto siamo arrivati in un anno, è stato fatto tutto e anche le risorse di tipo hardware sono state abbastanza limitate. Un altro progetto più ambizioso, più ampio, che stiamo portando avanti da qualche anno con il gruppo Lomonati, in particolare di NEMA, riguarda un sistema di manutenzione predittiva, di ottimizzazione del processo, di identificazione di anomalie su larga scala, perché il gruppo Lomonati produce macchine per case distribuite in tutto il mondo, abbiamo circa 10.000, più di 10.000 macchine distribuite in vari impianti di produzione e è stato fatto prima un grosso lavoro di preparazione dei dati e di acquisizione dei dati e attraverso ovviamente l'uso del cloud. Quindi questi dati riguardano telemetrie, dati sensoristici delle macchine, ma anche dati di produzione, quanti pezzi sono stati prodotti, movimentazione, eccetera, vengono raccolti in cloud, vengono elaborati da programmi di intelligenza artificiale per identificare se ci sono delle anomalie di produzione sulle singole macchine e poter intervenire tempestivamente sulle singole macchine per riparare o migliorare il funzionamento della macchina stessa. Quindi l'obiettivo è il monitoraggio di queste macchine per migliorare la produzione, individuare freni macchina anomali e intervenire sui componenti prima del loro degrado. Allora, ogni macchina produce una quantità di dati abbastanza elevata, stiamo parlando di circa 10 megabyte di dati all'ora. Vengono raccolti appunto questi dati nel tempo che vengono analizzati. Tra i dati che vengono raccolti, quindi questo è un esempio molto semplificato di quello che potrebbe essere l'intervento dell'intelligenza artificiale a vantaggio del sistema. Se prendiamo semplicemente un dato che è il numero di errori o di warning che produce la macchina nel tempo, nei giorni, ovviamente questo è uno dei tanti dati, dei parametri che vengono rilevati, possiamo vedere che magari dopo, al quarto giorno c'è un peggioramento del numero di errori, al quarto giorno arriviamo a una soglia critica di errori, quindi questa macchina sta funzionando male, continuerà a funzionare male fin quando a un certo punto l'operatore si accorge, nello stabilimento dove ci sono centinaia e centinaia di macchine, si accorge che questa macchina che non sta andando tanto bene. Però nel frattempo sono passati vari giorni e la produttività quindi è stata ridotta. Con l'uso di intelligenza artificiale si riesce a identificare già al quinto giorno, in questo esempio, che questa macchina sta funzionando in modo scorretto, segnalare questa cosa all'operatore che può intervenire anticipatamente. Una cosa simile la possiamo fare andando a monitorare il consumo energetico di ciascuna macchina, andando a identificare se ci sono delle anomalie in questo consumo durante un certo periodo, perché un consumo anomalo potrebbe essere un indicatore di una possibile rottura o di un malfunzionamento di questo motore. E quindi andando a identificare dei pattern di uso di energia di ciascun motore nel tempo, riusciamo a riconoscere se questa serie temporale di dati è anomala oppure no, e quindi segnalare questa cosa all'operatore. Poi le tecniche che si possono utilizzare sono varie, da sistemi di deep learning a sistemi di cluster. Allora, quest'ultimo progetto, che non è ancora terminato, comunque è stato già testato su un impianto cliente pilota con moltissime macchine
e si sono già ottenuti dei risultati molto interessanti. È stata aumentata l'efficienza dell'impianto e la produzione di una certa percentuale, quindi molte più calze sono state prodotte, e si è in grado anche di identificare anticipatamente alcuni motori, alcuni componenti delle macchine che stanno per avere stanno avendo un comportamento anomalo e quindi probabilmente hanno bisogno di una manutenzione anticipata. Grazie mille per ancora questi esempi concreti portati. Abbiamo nominato alcune cose tra i vari punti che ha toccato il professore, c'è anche la quantità di dati. E quindi su questo, appunto, come leva per chiedere al nostro ospite online, Giorgio, e spero sia ancora tra di noi. Sì, buonasera, vi sentite? Sì, grazie per la pazienza, per averci aspettato finora, per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Non ti sei annoiato ascoltando finora i contenuti? Assolutamente no, tutto molto interessante. E in particolare qua abbiamo parlato appunto di quantità di dati, gestione della quantità di dati, che anche quello inizia a essere un problema, se non si gestisce in maniera corretta, con un peso, dove li metto, cosa me ne faccio, come li utilizzo. Accumularli per i gusti e accumularli probabilmente non è la cosa più saggia da fare. Penso che di questo parli anche il progetto che voi avete realizzato insieme al CIME, che è presente anche nel. Esatto, sì, esatto. La quantità e la qualità dei dati e la velocità dei dati sono tutti e tre elementi molto importanti che vanno considerati, perché come si diceva anche in uno dei colleghi del panel precedente, che spiegava che, diciamo, non c'è intelligenza artificiale se non ci sono i dati, se non c'è una strategia dati che la sorregga. E quindi è importante, appunto, avere dei dati di qualità, avere una importante quantità di dati, perché comunque gli algoritmi di intelligenza artificiale, che sia di generativa, che siano di machine learning o deep learning, hanno bisogno di dati per il training, no? per essere efficaci. E quindi, appunto, prima investire sui dati e poi sull'intelligenza artificiale. Ed è proprio quello che ha fatto, diciamo, il nostro cliente, che è descritto nel white paper di CIM, che si chiama Georgia Pacific. Loro sono una cartiera, quindi hanno diversi impianti nel mondo, in particolare in Nord America, ma in tutto il mondo. E con loro, visto che anche prima parlavamo di noi lo chiamiamo working backwards, partire dal problema e poi capire la tecnologia che risolve il problema che era stato isolato da loro era quello dello strappo della carta, che è uno dei problemi, diciamo, più, chiamiamoli tipici, più noiosi, cronici in una cartiera, ma si può anche associare alla produzione dell'acciaio, alla laminazione. Quindi voi immaginatevi in una cartiera, ci sono le macchine che producono il rotolo madre, si dice così, quindi dalla polpa passa attraverso diversi stadi, diversi rulli di diversa dimensione, di diversa diametro, con diversa distanza tra di loro, finché non si ottiene appunto il rotolo madre finale, che è un rotolo grande. E poi ci sono delle linee che si chiamano di conversione, dei convertitori, che diciamo partono dal rotolo madre per poi produrre varie tipologie di materiale finale, possono essere la carta da disegno, la carta per il blocco note o così via, oppure carta anche da cucina, per il bagno, eccetera, eccetera. Appunto, uno dei problemi più annosi è quello quando o nella macchina che fa la carta madre o nei convertitori, appunto, la tensione tra i vari stadi, diciamo, della produzione è troppa e quindi la carta si rompe. Quando si rompe è un danno importante, perché vuol dire fermare la produzione, vuol dire anche rifare il setup della macchina. E vuol dire far ripartire una macchina che comunque all'inizio, quando è in fase di startup, produce carta non di qualità, e quindi c'è anche uno scarto importante. Diciamo, in un anno
per una singola linea il costo associato appunto agli strappi, al problema degli strappi, è quantificabile in milioni di dollari, tanto per dare qualche milione di dollari, per dare un ordine di grandezza. Cosa hanno fatto? Allora, loro avevano bisogno di, però non c'è un modo facile, non c'è un sensore o qualcosa che ti dice riporta la tensione della carta appunto tra gli stadi di produzione, e allora hanno usato l'intelligenza artificiale per creare quello che si dice un sensore virtuale, quindi usare le variabili di processo, possono essere le vibrazioni, i giri dei motori, il consumo della corrente, quindi tutte le variabili di processo, e darle in pasto a un algoritmo di intelligenza artificiale che, insieme anche alla qualità della carta, perché ovviamente ogni carta, ogni batch di carta, quindi ogni produzione ha diversa qualità, ha diverse caratteristiche, tutti questi dati insieme di qualità della carta e di funzionamento della macchina davano una statistica, una previsione sul rischio di rottura della carta. E successivamente veniva usato un altro algoritmo per suggerire all'operatore dei cambiamenti nei parametri della macchina per mitigare questo rischio, quindi per esempio sulla velocità piuttosto che su altri parametri di umidità della carta, eccetera. Quindi si in anticipo rispetto al problema si dava l'opportunità all'operatore appunto di aggiornare e di risettare la macchina. Questo insieme ad altri algoritmi anche di manutenzione predittiva, quindi che vanno a predire eventuali malfunzionamenti della macchina, hanno, giusto per dare sempre ordine di grandezza e per ritornare a quello che diceva Enrico prima, che bisogna che ci sia il business case, genera tuttora vantaggi da decine di milioni di dollari ogni anno per gli impianti di Georgia Pacific, quindi un ritorno sugli investimenti molto importante. E sono arrivati, anche per dare un altro ordine di grandezza, a riuscire a predire il malfunzionamento di una macchina fino addirittura a 60-90 giorni prima che del downtime, quindi per esempio la macchina diventi indisponibile, quindi dando tempo di ordinare delle parti di ricambio oppure di fare ulteriori ispezioni o di pianificare meglio la propria produzione in modo da affrontare la manutenzione nel momento in cui la domanda del mercato è più bassa, quindi senza dover correre dietro in emergenza dietro i picchi di produzione. E questo è un esempio. Una parte interessante che non è stata citata oggi è anche comunque il costo dell'intelligenza artificiale. Questo è un altro elemento importante, perché nel momento in cui si immagina che daremo sempre più del potere decisionale, comunque delle nostre decisioni in mano all'intelligenza artificiale, ci sarà una necessità di calcolo, di potenza di calcolo importante, che diventerà un costo rilevante. Quindi tante aziende come anche Amazon hanno cominciato a investire anche proprio nei chip, nell'hardware e nei modelli, in modo da renderli più semplici possibili, più efficienti possibili e quindi avere un consumo di energia e un costo computazionale più basso possibile, perché il rischio è quello che già ho visto in alcune statistiche, che è vero che l'intelligenza artificiale aiuta nella sostenibilità, ma ci potrebbe essere un punto in cui il costo della generative AI diventa importante, anzi va controproducente per quanto riguarda il consumo energetico e quindi la sostenibilità.